Sì, ho visto questa difficoltà già dopo 10 minuti, che tenevamo bene il campo, però non avevamo un uomo che ti saltava l'uomo o creare l'uno contro uno. Il secondo tempo invece cosa ho fatto? Ho visto questa difficoltà, ho cercato di cambiarla e devo dire che la squadra ha risposto quello che io chiedevo. È ovvio che il primo tempo è stato un attimino troppo piatto, eravamo sulle nostre, non affondavamo mai, ma avevamo anche difficoltà nell'uno contro uno. In questo caso con Bedoui, Asma e poi il subentro di Camarà abbiamo creato delle difficoltà al Benevento. Ci si è svegliati troppo tardi, forse nel modo di proporre gioco nel secondo tempo c'era un buon momento sul gol di Eusebi. Sì, non è che siamo svegliati tardi, è che ti mancava quel giocatore che ti creava l'1-2, ti creava l'uno contro uno. E il primo tempo già dopo 10 minuti vedevo questa difficoltà, anche questa difficoltà nel girare palla, nel cercare le strutture che noi di solito facciamo. Poi tra il primo e il secondo tempo ho capito che avevamo bisogno di uno che ci salta l'uomo, che crea una pericolosità, e da parte sinistra devo dire che ci è riuscita bene, senza dimenticare i giocatori che ci mancano. È ovvio che le difficoltà maggiori le abbiamo avute quando noi non siamo riusciti nella gestione della palla. Quando l'abbiamo gestita il secondo tempo qualcosa di più abbiamo fatto. Mister, per come sono andati i risultati abbiamo un solo punto per adesso di vantaggio sulla zona rossa, ma siamo ancora artefici del nostro destino. Tutte perché ecco, in casa ci aspetta il Bari, il Latina e poi questa partita a Salerno, ma c'è la preoccupazione che l'ansia possa sopraffare questi ragazzi, tornare un po' a quell'aspetto mentale quando lei prese la squadra? Ma aspetto mentale no, spero di no, spero di no, credo di no, insomma, se no sarei... Devo dire che intanto questa squadra ha fatto 48 punti, non 45, voglio precisare. Però adesso contiamo le 40. Adesso contiamo 40, no, perché un suo collega insinuava che chissà che cosa. Noi dobbiamo essere sereni e tranquilli, sì. Perché io sono fiducioso, dispiaciuto per aver perso la partita oggi, ma che sto ritrovando certe certezze. È chiaro che sabato dobbiamo fare una grande partita. Verde e Belloni ci chiarisce perché erano convocati. Verde ha avuto un problema proprio al riscaldamento. Belloni ieri sera ha avuto un risentimento alla pubagia e d'altronde purtroppo sono queste. Ma guardi, io ho una mia teoria, che la squadra avversaria fa la partita che può. Quando trova un avversario come noi, perché noi comunque siamo una delle squadre, anzi siamo la squadra che ha più supremazia territoriale, la squadra che ha più possesso palla, che ha più tiri in porta, quando trovi un Benevento così diventa difficile, quindi non credo che sia un demerito dell'Avellino, sia stato più un merito del Benevento, che ha giocato con il fuoco addosso, con la lucidità anche di fare il calcio che noi sappiamo fare, quindi abbiamo creato problemi sugli esterni, spostavamo il fronte, entravamo sempre creando superiorità numerica, e non sono partite facili, quindi ecco, ripeto, io al di là di questo devo dire che complimenti ai miei ragazzi che hanno interpretato la partita come dovevamo fare, perché ci arrivavamo con un po' di pressione addosso, però era la partita perfetta, perché se non perdevamo di lucidità, continuando a credere in quello che facciamo, cioè nel calcio offensivo che noi stiamo facendo fin dall'inizio, con un atteggiamento così famelico avevo la certezza che potevamo vincere. Forse sul 2-1 per qualche minuto la partita si è riaperta, il Benevento ha visto un attimo i fantasmi del passato ritornare. Sì, perché comunque noi non siamo una squadra strutturata e quindi soffiamo un po' la struttura. Io sapevo che loro potevano mettere in difficoltà su queste palle lunghe, sulle punte, perché hanno due punte di struttura che sanno attaccare bene la profondità, e poi ci avrebbero messo in difficoltà sulle palle inattive. Infatti i due pericoli più importanti sono arrivati su palle inattive, anche il gol, c'è stata una respinta, una palla che è stata rimessa in mezzo, però questo lo sappiamo, noi siamo fatti così, e quindi ecco perché dobbiamo fare un calcio offensivo stando alti, perché noi non possiamo difenderci vicino all'area di rigore.
Mister, sul piano del gioco il Benevento ha meritato, poi è arrivato anche quel gol sudicio che lei invocava alla vigilia. Sì, sì, bravissimi. È un po' la croce e delizia dei miei attaccanti, che a volte vogliamo entrare con la palla in porta, vogliamo il gol bello, il gol pulito, il gol. E quindi a Firenze, in Toscana, si dice ci vuole il gol sudicio, perché basta vedere anche Viola, che davanti al portiere di piatto, lì deve portare via tutto. Però noi siamo questi, e quindi li devo prendere così, però con questa voglia è già tanto. Guardando un attimo la classifica dal basso verso l'alto, sì. L'evento aveva paura di non rientrare nella griglia playoff, l'Avellino in qualche modo ai fantasmi comunque della retrocessione. Quanti punti secondo lei servono all'Avellino per salvarsi? Mi fa una bella domanda. È un campionato pazzesco questo, perché stanno correndo più le squadre dietro che quelle davanti. Ci sono squadre che stanno in forma, la Ternana, il Trapani, il Vicenza, lo stesso Brescia che ieri è andato a vincere una partita a Novara. Però c'è un allenatore esperto, un allenatore insomma, che conosce come pochi queste situazioni, quindi io credo che la cosa importante è non perdere di equilibrio, ma questo lo dico perché anche noi spesso in questo campionato è proprio questo, no? Sono i momenti difficili che poi ti danno la forza o ti ammazzano per affrontare poi le partite seguenti. Anche il Benevento ha qualche testa coda in calendario, primo proprio ad Ascoli. Sì, sì, ma infatti queste sono partite, non è che la partita di Ascoli sarà più facile di quella che poi affronteremo in casa con il Frosinone, perché sono tutte partite complicate. Sì, ci tenevo a fare benissimo e speravo in una partita del genere. Diciamo che Avellino mi porta bene, l'anno scorso avevo fatto anche due gol, quindi sono contentissimo, soprattutto per la squadra, per noi, perché ce lo meritavamo, per come ci alleniamo, per come affrontiamo le partite e la settimana. Abbiamo avuto delle difficoltà dal punto di vista dei risultati, ma credo che già Cesena nel primo tempo c'è stato il vero Benevento. Poi abbiamo avuto quei 10 minuti di blackout che abbiamo perso la partita. Però oggi siamo troppo contenti, questi punti sono fondamentali. Ma ce l'hai con l'Avellino, oppure adesso finito il derby magari puoi augurare il biancoverde di salvarsi? Ah, sicuramente mi porta bene, ho fatto due gol l'anno scorso, poi un derby. Quindi oggi ci tenevamo soprattutto per la gente, perché si meritava anche questa vittoria e questa soddisfazione. Ci tenevi pure per quanto è accaduto in estate, sei stato vicinissimo. Sì, sicuramente c'è stato un derby quest'estate, però non ci ho pensato due volte a venire a Benevento dopo subito la chiamata del presidente del mister. Il ruolo del Benevento nei playoff, che ormai sono vicini? Ma credo che nei playoff conterà l'aspetto fisico e mentale soprattutto. Chi arriva meglio la può spuntare, e credo che il Benevento può dire veramente la sua. Ci racconti il gol, hai visto Meunga stoppare un po' indeciso, gli sei bombato addosso? Sì, speravo che lui sbagliasse, non mi vedesse, quindi gli ho rubato palla, sono entrato in aria e poi grazie a Dio sono stato freddo.